Ciao ragazze, benvenute o bentornati a tutte nel canale. Oggi parliamo della nuova collezione firmata Dior, dalle dolci tonalità e dalle formule golose che caratterizzano la nuovissima collezione di Dior, la Lolli Glow. Colori vibranti e finish luminosi, e si sa che la primavera è un simbolo di rinascita personale e soprattutto anche nel make-up. Arrivano nuovi prodotti leggeri e colorati e la Lolli Glow è un inno alla gioiosità e soprattutto alla leggerezza. Quindi Dior presenta nella sua collezione il primo gloss con un effetto volume istantaneo a lungo termine in varie nuance. Il primo fu il numero 001 che resta in gamma e adesso ha lanciato 5 nuove shade. Donano un volume istantaneo a lungo termine e il Lip Maximizer assicura una massima idratazione e un effetto volume istantaneo. Ancora più Repulp, arricchito di acido ialuronico, dona un trattamento ancora più concentrato e un effetto volume veramente estremo. Il secondo prodotto must have della collezione è la linea Lip Glow To The Max. Colore vibrante, lucentezza smisurata, balsamo per le labbra altamente idratante e soprattutto rivitalizzante. Con un'altissima concentrazione di mango, la sua formula offre 24 ore di estrema idratazione. Effetto bicolor, ravviva e rende le labbra in maniera sensuale. Sono dei balsami particolari perché reagiscono alla chimica delle labbra per donare una nuance estremamente delicata che si abbina al colorito del viso. Caratterizzato dunque da una dolce spirale effetto caramella che applicati sulle labbra si fondono donando un estremo turgore. La collezione si compone anche di due palette che nascono per festeggiare l'arrivo della primavera e le due palette fanno parte di questa collezione Lolli Glow declinata in due armonie di pastello dal motivo a righe tipico dei bastoncini di zucchero. E si conclude poi con l'ultimo prodotto, la Dior Skin Nude Luminizer, un illuminante che dona radiosità all'incarnato da applicare in punti strategici per dare un tocco di luce. Nella colorazione definita la colorazione dell'anno, lanciata da Pantone. Questa è la prima collezione dell'anno arrivata firmata Dior. Che cosa ne pensate? Vi piace? Io personalmente sono attratta moltissimo dai Lip Glow To The Max, assolutamente ne voglio provare uno, e proverò anche Lip Maximizer, anche se non amo questo effetto un po' di pizzicore sulle labbra. Sicuramente proverò anche la Nude Glow, perché non vedo l'ora di provarla, anche se credo che possa star bene adesso ad un incarnato ambrato o su una abbronzatura, mentre le due palette sono molto carine, ma onestamente dei colori già rivisti per la Maison. Quindi proverò senz'altro questi prodotti, ne parleremo nel prossimo, sicuramente nei prossimi promossi, bocciati o preferiti, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Sapete che potete acquistare la collezione anche da me tramite vendita online scrivendo alla mia mail che trovate giù nell'info box e anche tutti i prezzi relativi ai prodotti. Non vedo l'ora di sentire le vostre impressioni, scriviamoci giù nei commenti e ci vediamo senz'altro in una prossima make up review che anticipa la primavera.